4 novembre 2014 siamo in casa di Mario Saderini su Libri TV, siamo ormai in giorni post-congressuali, dopo il congresso di Radicali Italiani, il 13° congresso di Radicali Italiani. Mario Saderini già è stato segretario di Radicali Italiani, fa parte appunto della dirigenza di questo movimento. Ecco, e per cominciare a parlare con lui gli chiederei una considerazione così introduttiva: come gli è sembrato questo congresso che come al solito ha avuto i suoi strascichi di polemiche, poi c'è stato il momento clou da distribuzione della cannabis terapeutica e poi magari parliamo anche un po' della direzione notturna. Ah, Mario. Beh, credo che il dato principale è che ha vinto il congresso, il congresso degli iscritti, che è il congresso radicale, cioè di chi partecipa direttamente, avendo come unica garanzia della sua vita il fatto che verserà ogni anno parecchi denari e andrà al congresso a sue spese. E il congresso ha preso non solo delle decisioni votando, ma anche ha dato degli input, delle analisi di quello che è lo stato dei radicali in questo momento. E quindi credo che questo sia un fatto positivo, innanzitutto. Dall'altra parte ha perso invece, è rimasto sconfitto, un metodo, che era il metodo, quello che lo scorso anno, diciamo così, era stato chiamato autodefinito della squadra che si era presentata sulla base di un noi e di un loro, di voler appunto separare, di voler sulla base di una forza presunta che poi di fatto non lo era, cercare di evitare qualsiasi occasione di confronto o di dialogo. Ecco, credo che il congresso vincendo abbia battuto questo metodo, che poi abbiamo visto anche nel corso dell'anno e anche da interventi che ci sono stati, penso a quello di Laura Arconti magari in una o due direzioni fa, in cui si è detta imbarazzata, mi sembra, o non condivideva la conferenza stampa, quella famigerata dello scorso anno, che era stata fatta perché all'ultimo minuto bisognava spiegare come mai si tornava a occuparsi di Radicali Italiani pur per anni avendo detto che era un soggetto minore, e quindi bisognava all'ultimo raffazzonare qualcosa contro la gestione mia e di Michele, che fino a quel momento non era stata contestata, o con l'intervento di Caterina Caravaggi, che in congresso ha ripetuto quello che mi aveva detto in privato, cioè le scuse rispetto a quanto aveva affermato allo scorso congresso proprio nell'ambito di questa logica, senza invece in realtà essere quella la verità. E su questo devo dire che sono degli elementi che possono considerare positiva la ripartenza, cioè quella riconoscenza che è stata al centro dell'intervento di Davide Tutino, che è una riconoscenza reciproca, cioè riconoscere il valore di militanza che hanno avuto e che hanno tuttora molti compagni, deve essere qualcosa che o è reciproco o altrimenti indebolisce la stessa figura dei compagni che non praticano più questa riconoscenza. E il congresso, proprio attraverso i voti, nell'elemento che c'è di verità, perlomeno di quello che è il sentire comune, ha espresso, credo, in maniera abbastanza palese, in maniera abbastanza netta, e ha avuto una grande capacità, credo, Marco Pannella in quel momento di accettare, tra virgolette, e riconoscere la sconfitta, per così dire, sugli emendamenti della mozione e anche sull'impostazione, che si era riperduta quest'anno uguale a quella dello scorso anno, cioè appunto la necessità di avere la propria linea imposta o altrimenti non c'era alternativa. Invece, con quel grande applauso che il congresso ha riconosciuto a questa umiltà anche di Marco Pannella, credo che siano le premesse perché si possa ripartire avendo superato appunto un metodo che è stato battuto dai fatti, dai numeri e anche poi dai risultati e da parte di quelli che ci avevano inizialmente creduto. Bene, per chi ci ascolta, diciamo un pochino gli esiti, i passaggi principali, gli esiti congressuali. Le cariche sono state quella della segretaria riconfermata, da Bernardini, il tesoriere Valerio Federico, anch'esso riconfermato, e una presidenza nuova invece di Riccardo Omaggi, già consigliere comunale, che succede a Laura Arconti. Il passaggio di cui appunto tu stavi parlando è quello di una mozione presentata dalla segretaria che è stata emendata in 3 punti,
con tre emendamenti, uno di essi era di Cappato, gli altri adesso non ricordo bene, su cui però, e questa insomma la cosa importante anche un pochino per chi ci segue dirlo, la segretaria insomma si era pronunciata ovviamente contraria, soprattutto aveva detto che comunque lei avrebbe accettato questa candidatura, la segreteria, avrebbe esercitato la segreteria solo e soltanto se la sua mozione fosse rimasta la sua e con le cariche che aveva indicato, se non sbaglio erano Marco Beltrandi e Laura Arconti. Ecco, poi alcune cose sono andate diversamente. Ecco, proprio parlando come tu hai impostato la prima domanda, la prima risposta, cioè l'importanza dei congressisti, visto che certe cose le abbiamo ascoltate tutti, ecco, tu come pensi in qualche modo che andrà a finire adesso? Cioè un qualcosa, qualche modo in sospeso o è tutto ormai definito? Ma non si può mai prevedere il futuro, però credo che già lo scorso anno un segnale chiaro era arrivato nel momento in cui il congresso, nella fase della mozione generale, aveva voluto votare in grande maggioranza l'emendamento presentato da Rocco Berardo che, diciamo così, approvava la conduzione del segretario del tesoriere uscenti, e anche in quel caso Rita, che era la candidata segretaria, chiese di votare contro a quell'emendamento alla mozione. Il congresso invece le diede torto, e in questa maniera già dando un segnale di non riconoscere quel tipo di impostazione con la quale si era venuti, e di essere stato probabilmente anche più comprensivo, nel senso di comprendere quello che altri non comprendono, dando quel voto e al tempo stesso eleggendo lo stesso Rita. In questo caso si è ripetuta in maniera un po' più evidente la stessa questione che si era posta lo scorso anno. Credo però che nel primo caso, rispetto agli emendamenti della mozione, Marco Pannella, che credo sia sicuramente il leader riconosciuto, in particolare anche da chi era arrivato col metodo della squadra, ovviamente è una diciamo così, un'espressione quella da parte di Marco che non può che pesare anche sulle scelte di chi riconosce la sua leadership. E ha detto bene Marco: Rita non aveva argomenti, e non ha attualmente argomenti intellettuali, politici, per poter non riconoscere quello che è stata la volontà di un congresso che al tempo stesso gli ha riconosciuto, proprio in virtù della sua militanza, della sua capacità di interpretare l'elemento fondamentale dei radicali, della non violenza, anche delle lotte per lo Stato di diritto, gli ha riconosciuto comunque questo ruolo, per cui poi ciascuno ovviamente potrà dare le spiegazioni e accettare o meno le spiegazioni rispetto a una dichiarazione fatta, a una promessa fatta. Però la politica è qualcosa di dinamico, l'importante appunto io credo che sia il metodo, cioè la risposta che io mi aspetto da Rita non è quella di essere coerente con il suo aver proclamato le dimissioni qualora non fosse passata la linea politica e la squadra di governo che lei aveva indicato. Mi aspetto invece da Rita, e credo che abbia l'intelligenza per farlo, la sua storia parla per questo, di iniziare questo nuovo anno con un metodo diverso, che sia un metodo appunto che tenga conto di quel momento congressuale che c'è stato, e che quindi sia un metodo volto al confronto, volto al dialogo, volto ad evitare magari le scomuniche o le liste dei buoni e dei cattivi. E io confido in questa possibilità. Mario, tu parteciperai agli organi, adesso a parte la direzione, che poi è di spettanza della segretaria nominarla, ma insomma nel comitato ho visto che ci sono state proprio nel comitato delle entrate che non c'erano negli anni scorsi tra le persone diciamo più in vista del Partito Radicale Transnazionale, che anni scorsi non c'erano. Tu partecipai, sei stato eletto? Io sì, sono stato eletto l'altro anno. Gran numero di voti proprio che riconoscevano la possibilità di mia espressa di voler ancora essere parte di questo movimento. Quest'anno appunto mi sono ripresentato, quindi credo appunto che parteciperò al comitato, e vedremo poi appunto le occasioni che avremo di lavoro comune. Credo che il punto di partenza è che sicuramente c'è chi non è soddisfatto, e lo comprendo benissimo,
dell'esito del congresso da una parte e dall'altra, chi voleva un cambiamento radicale e chi voleva un'ortodossia maggiore, però la possibilità che abbiamo tutti quanti davanti oggi è di poter lavorare insieme sulle cose, ciascuno avrà le sue sensibilità, non c'è dubbio, l'importante è predisporsi a riconoscere le qualità degli altri. E poi sono contento che questa volta, a differenza degli altri anni, in comitato ci saranno anche tante persone che hanno avuto esperienze non solo di governo all'interno del mondo radicale, ma anche esperienze parlamentari, che quindi arriveranno a far parte, almeno credo, perché sono state elette, in quanto tale del regolamento. Certo, un piccolo sassolino sulle scarpe me lo voglio togliere, è quello per cui per tanti anni si è detto che il cambiamento del metodo di voto del comitato era un'azione camorrista, peraltro arrivata prima, diciamo, che diventi segretario, e da me poi attuata, perché il congresso l'aveva votata, e abbiamo avuto i Bandinelli che ci davano, e altri che ci davano dei camorristi per tanto tempo. Abbiamo avuto anche il tesoriere del partito che aveva dato questa come motivazione, questo sistema di voto per cui non si iscriveva più ai Radicali Italiani. Prendo atto che sono stati tutto l'anno iscritti ai Radicali Italiani, hanno fatto parte di direzioni, di comitato, e però non hanno fatto nulla neanche in congresso per modificare questo sistema di voto. Ecco, questo per dire cosa significa un cambio possibile di passo per tutti quanti e di riconoscenza, cioè quello di superare questo, ma tenendo presente che c'è chi magari deve fare uno sforzo maggiore rispetto ad altri. Mario, uno dei momenti, insomma, che regolarmente è importante nel congresso è una direzione che si svolge di solito di notte. E io ho ascoltato, ma sono 7 ore, non ho ascoltato tutto, però una delle tematiche che sono uscite era diciamo un po' in discussione il fatto che fosse sentito da tutti e nello stesso modo il Partito Radicale Transnazionale e quindi i Radicali Italiani come parte componente di esso. Quindi in qualche modo la leadership di Marco Pannella, noi ricordiamo che il Partito Radicale Transnazionale quando è nato, insomma, ha prodotto parecchi lutti anche politici. Ecco, secondo te questa cosa è effettiva? Cioè c'è una adesione e c'è una consapevolezza che i Radicali Italiani faccia parte di un'altra cosa più grande, come tante altre associazioni? Oppure forse questo Partito Radicale Transnazionale, che ha delle criticità statutarie e anche altre, insomma, io direi, non è da tutti sentito nello stesso modo come per esempio Marco Pannella vorrebbe? Ma innanzitutto ci sono le esperienze di vita, io l'ho detto più volte nei miei interventi anche da segretario, la mia storia è una storia militante che inizia a partire dal 90, dal 91. Prima ascoltavo la radio, vedevo Tele Roma 56, Canale 66, quindi la mia necessariamente è una storia legata direttamente in particolare con i Club Pannella e con Radicali Italiani. Il partito, sono stato iscritto nel 93, mi ricordo, chiesi i soldi appunto in prestito per quel momento, sono andato a Tirana, sono andato a Ginevra, ai vari congressi, però è evidente, perché come sono andate le cose in questi anni, chi ha avuto una militanza in particolare negli ultimi 20 anni, 25 anni, in particolare l'ha avuta proprio su soggetti come Club Pannella, Radicali Italiani, l'Associazione Coscioni. C'è ovviamente chi ha una storia invece che è molto più lunga e che quindi è stata protagonista di quegli anni straordinari, gli anni 70, gli anni 80, quelli del Partito Radicale. È ovvio che ci siano anche legami non solo affettivi ma di esperienza diversi. Credo però che una cosa sulla quale tutti invece siano uniti, che quindi non crei molta differenza, è quello di sentirsi parte, come Radicali Italiani, come Coscioni, come Nessuno Tocchi Caino, come le singole associazioni anche locali, sentirsi parte di un tutto, di una storia. Poi
chi la chiama galassia, chi la chiama aria, chi la chiama partito radicale non violento transnazionale, ma si tratta sicuramente di qualcosa a cui tutti sentono di far parte, che questi soggetti come Radicali Italiani fanno parte, ma questo non penso che incida in maniera decisiva se non nei comportamenti che possono essere più umorali o in quelli che possono essere magari dei pregiudizi che ciascuno ha o dei giudizi che ciascuno ha avendo vissuto cose diverse. Perché faccio un esempio, io avevo dietro di me all'ultimo congresso Insani, che sicuramente ha una storia legata a quella del Partito Radicale sin dagli anni 70, però l'ho visto votare convintamente tutti e tre gli emendamenti alla mozione e poi, non lo so, però penso che sia abbastanza naturale che poi abbia votato Rita Bernardini. Quindi per farvi capire come queste cose contano, ma poi alla fine forse è un altro il problema. C'è chi magari vede il limite che il Partito Radicale Non Violento in questo momento ha, e cioè quello poi al di là di chi possono essere le responsabilità o di cosa si potrebbe fare per sopperire alle difficoltà che ovviamente si hanno nel momento in cui si ha poca possibilità di comunicazione, pochi denari e altro. Però probabilmente c'è chi vive come un problema l'assenza di una vita, come si dice, statutaria oppure concreta, diretta, e chi invece riesce a fare un salto diverso rispetto a questa considerazione e quindi vedere comunque tutto senza notare quello come un problema che può creare invece una distanza. Il tuo intervento, come anche altri interventi che hai fatto nel comitato, diciamo ha avuto un taglio prospettico, un po' rivolto verso al futuro, con l'auspicio di una programmazione un po' a medio-lungo termine per quanto riguarda l'attività politica, anche elaborazione di nuovi strumenti forse. Ecco, ce ne vuoi parlare? Beh sì, la mia convinzione è quella per cui l'analisi sulla democrazia, che è l'analisi storica del Partito Radicale, l'analisi in particolare di Marco Pannella, è un punto di partenza che ci dà una capacità e una forza di proposta anche su come sta cambiando la nostra società, ma non solo quella italiana. E quindi questo significa, a mio avviso, doversi porre un obiettivo di medio periodo, ho parlato di 2, 3, 4 anni, in cui effettivamente dobbiamo, accanto alla lotta per restituire o per migliorare, per aggiornare, per rendere sempre più coerente le democrazie, gli stati di diritto, così come anche si potranno evolvere, e ad esempio su questo dico dobbiamo ragionare come far integrare bene l'elemento di democrazia rappresentativa con l'elemento di democrazia diretta, e se in America ormai costantemente anche oggi votano dei referendum propositivi, poi alla fine in cui si introducono le leggi sul divorzio, sul divorzio erano le nostre, si introducono le leggi sulla cannabis e su altre questioni poi di vita concreta, beh, credo che anche questo dovremo tenerne conto. Ma 2, 3, 4 anni ci servono perché quelle che sono state le nostre battaglie storiche, che vanno a mio avviso, come ho cercato di fare io per quanto riguarda il finanziamento pubblico dei partiti, o comunque come si finanziano i partiti, vanno in qualche modo aggiornate, perché sono passati comunque in alcuni casi 20, 30, addirittura 40 anni. Dall'altra dobbiamo elaborare, e siamo gli unici forse in grado di farlo, proprio perché abbiamo quelle analisi storiche del partito di premessa, che sono quelle anche sul funzionamento della democrazia, sul rapporto della persona, sulla centralità della persona in un essere politico in cui si vive comunque, sia che si voti che si decida di non votare. Bene, noi siamo quelli che possiamo oggi immaginare come anche in Italia si possa riconvertire il sistema produttivo, facendo sì che non si faccia ancora come oggi, per cui ci vogliono far consumare gli stessi prodotti di 10, 20, 30 anni fa, mentre faccio sempre questo esempio, con il car sharing, con il car to go, cioè la macchina condivisa, la gente, anche con quelli come me che dal 2007 non hanno la macchina, spendono 200 euro al mese magari, ma se mi vuoi far comprare la macchina
non la compro. E lo stesso serve per la politica, perché se si investe nelle grandi opere, come le nuove TAV, come le autostrade, anziché immaginare modi per liberare le città che sono ormai ingestibili a livello di servizi sociali, a livello di trasporti, e creare altre realtà, magari con i trasporti di un certo tipo e quant'altro, ecco, su tutte queste cose. Così come penso al TFR, noi abbiamo il TFR di Renzi, che ha un valore, quello di rimettere il circolo un po' di denaro nel momento in cui c'è gente che da una parte non ha i soldi per arrivare a permettersi quella che è la sua vita normale, dall'altra c'è bisogno di far girare l'economia. Ma qua è una operazione finanziaria. Noi sappiamo, con i contributi silenti di cui ci ha parlato per tanti anni Michele, che dovremmo escogitare, e abbiamo anche, io ho già un paio di idee su questo, un sistema per cui invece l'intervento del governo deve essere di giustizia sociale, cioè se va restituito qualcosa non è i soldi del TFR che avrò in futuro, ma i soldi dei contributi silenti o dei futuri contributi silenti che verranno fregati dallo Stato. Perché là ci sarebbe lo stesso effetto di mettere soldi in portafoglio, di mettere i soldi in circolo, ma al tempo stesso si avrebbe l'effetto di riuscire a eliminare un'ingiustizia sociale. Ecco, questo è quello, alcuni esempi che dico, quando abbiamo davanti un periodo di 2, 3, 4 anni in cui potremo arrivare, anche con la crescita di tante persone, penso a Valerio Federico come è cresciuto in questo anno, anche lui ha delle elementi, credo, che vanno in qualche modo diciamo così smussati, o delle cose che vanno comprese, ma è sulla strada. O Riccardo Maggi, c'è un'altra persona che ha già fatto bene in Consiglio Comunale, che da Presidente dei Radicali Italiani potrà anche crescere, ecco, nel momento in cui alle persone storiche, al gruppo storico radicale si aggiungono ragazzi che hanno voglia, ragazze, penso a Giulia Grivellini, a Antonella Soldo, alla Bonvicini, quanto possono crescere, beh, credo che abbiamo la possibilità di arrivare fra 2, 3, 4 anni di offrire noi delle alternative di governo e di riforma di questo paese, anche innovative, che colmino quel vuoto che al momento lo stesso Renzi ha in termini di assenza di una visione, di una cultura proprio su queste cose. Ecco, questo è il motivo per cui da questo congresso traggo la convinzione che ci sono effettivamente le possibilità, non che la bandiera radicale debba sventolare e vincere ovunque sempre, ma di concepire un percorso che ci porti non al potere o al governo, ma a riuscire ad esprimere, attraverso anche le lotte per far ritornare il diritto degli italiani a conoscere, a poter votare senza essere invece considerati degli spettatori o un pubblico televisivo, beh, che ci permettano di offrire nuovamente soluzioni anche nella vita di tutti i giorni, beh, che migliorino la vita, il benessere, e diano più felicità, perché poi alla fine anche questo è un obiettivo a tutti quanti.